Bentornati da Kiba Stop, eccoci qua, sempre siamo Matteo ed Alex qui in regia, ciao, Ciao. e è un altro video chicca questo, Sì, che arriva direttamente dal Giappone. Arriva direttamente dal Giappone perché come voi già ben saprete noi facciamo anche importazione diretta dal Giappone, quindi qui da Kiba Stop trovate degli articoli che in Italia difficilmente riuscite a reperire, anche in fiera è molto difficile ritrovare chicche come questa. Di cosa si tratta? Si tratta delle, adesso Alex che è il vero appassionato mi correggerà se sbaglio, delle tavole originali, cioè comunque copia delle tavole originali del primo volume di One Piece. Esatto. In questa confezione che dovrebbe super essere limited, numerata e autografata. Dovrebbe essere, dovrebbe. O ci hanno minchionato, no, beh, adesso andiamo a vedere, lo apriremo in diretta per voi. Intanto vi facciamo vedere che le dimensioni sono notevoli di questo volumone. Cioè, proprio grosso, grosso, non sta neanche nell'inquadratura. Guardate così, ecco, ok. Adesso apriamolo. Se giri dietro, aspetta. Vai. Qui, vabbè, l'abbiamo preaperto. Ecco qua. One Piece 200 million. 200 million si chiama. Memoriale del 2011 è uscito. Quindi è uscito un bel po' di tempo fa. Sì. Ma se ne trovano pochi in circolazione. Benissimo. Andiamo ad aprire. Nel 2011 c'era già One Piece in Italia, Alex. Il 2011 niente, sì. Lo davano sul su Italia 1 sì. Pomeriggio in pausa pranzo, mi ricordo che guardavo. Allora, liberiamoci del cellophane. Ok, lo buttiamo via. Ma è oro vero? Sì, è tutto placcato in oro. Infatti col cavolo che adesso lo apriamo vi facciamo vedere, poi lo andiamo subito a vendere. Comunque la copertina è tutta in rilievo, quindi di pregio, e all'inizio e qui all'interno il vero libro, il libro vero e proprio è di tela, penso, perché adesso un po' facciamo così che magari gli amici vedono da casa. Ok, ecco fatto, quindi questa qui è la custodia, la mettiamo qua di lato e anzi facciamo una bella roba, la mettiamo un attimo dietro così riusciamo ad aprire. Dentro intanto c'è un codice a barre che andiamo a togliere. Se riesco l'appoggio qui. Sì, ci sta. Ok. No, ovviamente è alla giapponese, quindi vi facciamo vedere anche la custodia interna. Quindi in perché poi si apre già, Esatto. Ecco qua. Ovviamente lì dietro è caduto tutto. Vado a tirare su, ok. Abbiamo destabilizzato con... Eh sì, One Piece è pesante, è d'oro, quindi giustamente. Ecco qui. E poi lo apriamo. Allora. Si apre chiaramente alla giapponese e vediamo, è subito il wanted. Vediamo qui all'interno che abbiamo appunto la mappa qui dei sette mari con tutti i mostri vari e la Going Merry, e abbiamo qui un cercherò di essere il più delicato possibile, vedete un cartello wanted Dead or Alive che si apre e fa da copertina a un'altra copertina che ci sono tutti i personaggi tutti di One personaggi, Piece, vedete, lucida, trasparente. Un'altra ancora, cioè va a strati praticamente, a livelli tipo Photoshop, dove c'è la ciurma. C'è la ciurma. Apriamo anche la ciurma e abbiamo Rubber, modalità di una mano, modalità Re dei Pirati. Qui dove si apre sotto da sopra. Aspetta, cifra. Sguscia. Ok. Ed ecco qui la copertina vera e propria, forse. E Ciro Oda dice, ok, dice soltanto un cappello di paglia, è tutto in inglese qui, dall'uomo al ragazzo, che è Rubber in questo caso, o Luffy, questo è quello che ha fatto partire questa lunga e magnifica storia. E infatti c'è, allora, qui il disegnino di Shang che dà il cappello a Rubber. Si apre anche così, adesso non abbiamo più mani, però inizia a diventare un casino. Aspetta, che qua poi c'è la chicca. Ok. Perché in teoria qui, qui bisogna... C'è il fogliettino, questo che... No. Fuori. Okay. Bisogna capovolgere tutto. Benissimo, ci proviamo, attenzione. Il momento è... È cruciale, è cruciale. Eccolo. Okay. Piglialo. Perfetto, ok. Aspetta che lo rimettiamo giù. E richiudiamo. Richiudiamo? Sì, perché altrimenti qui... Voilà, aspetta che no, c'è prima questa, esatto, poi quella, poi questo, e poi questo, e abbiamo richiuso. Chiudiamo anche questo momentaneamente e appoggiamoci qua sopra. Così ci concentriamo qua. Ok. Qui c'è una roba di sicurezza.
e voilà. Ok, allora qui è un attestato firmato di suo pugno da Oda. Vediamo che c'è anche la firma qui, facciamola vedere. C'è il numero perché è limited. Esatto. Penso che sia proprio, non è una copia, questo è proprio firmato sì, a mano. Sì, sì, questo qui sì. Cioè, vedete che ci sono delle imperfezioni, quindi è fatta proprio col pennarello. Copia 9825, non so di quante, tu sai quante ne hanno stampate? No, purtroppo che facciamo no. Scorrere tipo guerre stellari con questi potenti mezzi. Ok, e va in giù. One Piece, molto bene. Comunque l'attestato di Oda che ti dice sei un gallo e complimenti per aver esserti aggiudicato esatto una di queste copie fantastiche. Ok. E poi abbiamo le tavole vere e proprie qui. Esatto. Tra l'altro c'è anche sono proprio fatte delle tipo fotocopie a colore, adesso non so, c'è anche sì. Il segno volevo far vedere appunto dello scotch qui usato per attaccarle probabilmente al muro. E vedete che in tutte queste sono c'è anche il sigillino sbrilluccicoso di garanzia. Ci sono il numero. C'è il numero sotto, anche questo fatto a birro. Sì. Ci sono le linee per stare dentro i balloon. Sì, sì, veramente veramente prestigioso. Sarebbero da incorniciare queste qua. Ok. Le mettiamo così e poi le così almeno sappiamo che sono in ordine, le facciamo vedere. Questa mi sa che è unica. Sì. No? Sì. Sì, sì, forma un'unica immagine. Forma un'unica immagine. Perché sicuramente erano le due pagine. Tieni tu l'altra perché sennò qui è un casino. Ecco. E la facciamo più o meno combaciare. E voilà. Ok. Ovviamente, vabbè, a parte che l'abbiamo già fatto vedere, vero? Il sigillo. Sì, sì, il sigillino. Il sigillo e dietro. E dietro si vede in trasparenza. Si vede, sì. Il segno del pennarello. Ok, vabbè, facciamole vedere velocemente. Adesso sì, ve le facciamo vedere proprio tutte. Qui ci sono gli appunti. Esatto. Comunque, proprio la riproduzione fedele delle tavole originali. Adesso andiamo avanti e vediamo se... Sì, tanto poi si vedono. Sì, 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 guarda, puoi anche scorrerle da di lì, tanto... Così, poi le rimettiamo a posto. È praticamente l'intero primo volume di One Piece. Esatto, quindi tutte le tavole. Adesso magari ne saltiamo anche qualcuna. Attenzione, perché qui vedo... ho saltato bene, perché vedete che queste sono a colore, quindi come in originale, poi ci sono anche quelle. Oh, ci hanno mischiarle. Sì, è vero, sennò è un casino. Le facciamo andare... Aspetta. Intanto tu puoi far vedere quelle in bianco e nero, se vuoi. Qui ci sono eccole qui. Eccole qua. Quindi non tutte sono a colore come proprio in originale. Sì. Che neanche nel fumetto ci sono quelle lì a colore, se non sbaglio, sono tutte a colore le prime. No. Però uscirà sicuramente poi la versione revised. No. Sì, no. Figurati, con le tavole originali a colore, è un classico. Prima che esca poi il color. Ah, qui vedete, adesso ci sono le cose appiccicate proprio sopra. Vedete qui con i discorsi. Ok, andiamo avanti rapidi, ne togliamo ancora un po', tanto io cerco di... A parte che sono numerate, vedi che comunque non ci si può sbagliare. Ah, quindi la numerazione è progressiva? Esatto, sì. 26, 27 e 28. Beh, andiamo veloci, le metto così che... Ma sì, intanto guarda, si vedono, mentre le scorri... Perfetto. Mi facciamo ripercorrere tutta la storia di One Piece in questi 10 minuti. Qui ve lo facciamo vedere che c'è la tavola grossa in primo piano. Il momento in cui perde il braccio. Esatto. E anche questa che è appunto il momento in cui gli dona il cappello di paglia, che poi darà il nome anche al personaggio. Qui abbiamo un'altra tavola doppia. Facciamo vedere, tanto siamo alla fine del mostrone che si becca uno schiaffazzo. Andiamo un po' più in giù. Sì. Ok, si becca lo schiaffone da Luffy. Ok, allora questa è la 50 e questa è la 51. Cosa sarà, una sessantina di tavole? 52, 53, lo scopriremo. No, 53 tavole. 53. Questa è l'ultima, che ci sarà lui che chiaramente sta gridando diventerò il re dei pirati. Sì.
secondo me, poi non lo so, però occhio e croce. Ecco qui. Sì, sì, è quando parte dalla sua isola natale. Perfetto. Direi che adesso poi mettiamo sì. tutto a posto. Intanto abbiamo visto cosa si cela all'interno di questo pezzo da 90. Aspetta che io lo do questo qui. Ci sta che cerchiamo di non far collare tutto, no? Ok, non so se ci sta tutto nella sì, ci sta, tutto. Ci siamo. Ok, perfetto. Direi che per questo unboxing è tutto. Come tutti questi gadget incredibili direttamente dal sollevante li trovate qui da Kiba Stop. Noi intanto vi ringraziamo per essere stati con noi, vi diamo appuntamento al prossimo video, iscrivetevi al canale mi raccomando, mettete un bel like sulla nostra pagina Facebook e passate a trovarci in negozio da Kiba Stop. Ciao! Ciao! Kiba Stop! A Kiba Stop! Fermata obbligatoria per tutti gli appassionati di fumetti, collezionismo, giochi di società e cultura giapponese. Akiba Stop, Piazza Giacomo Matteotti 28, Alessandria. Seguiteci su Facebook, YouTube e www.akibastop.it. www.akibastop.it